terzo e ultimo atto del Moto Estate 300 Super Sport. Benvenuti in quel di Cervesina, circuito da 2800 metri, 11 giri per quella che sarà una gara infuocata e indemoniata. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Andrea, è una sfida all'interno della quale ci sono quattro Kawasaki davanti, una diversa dall'altra, ci daranno anche del filo da torcere per riconoscerli. Lorenzini, Lusso, Vitali, Conte. Con Lusso e Vitali pronti a battagliare per la vittoria finale. Siamo pronti e carichi per commentare questa gara? Sì, sì, come io sempre. Ti vedo concentratissimo. Siamo concentrati anche perché diventa difficoltoso riconoscerli, soprattutto per un neofita come me. Ma sono sicuro che daranno un bello spettacolo e sarà veramente bellissimo poter vedere questi ragazzi sfrecciare, cercando anche di arrivare a fare quattro calcoli, che a questo punto io mi sono già portato la calcolatrice alla mano, caro il mio Andrea. Bandiera così verde intanto, Non posso sbagliare, bandiera verde, si stanno per accendere i semafori. Tutto pronto. Si sta per partire, partiti. Via! Vi ricordo sempre Vitali Lusso a darsi battaglia per quella che è la prima posizione del campionato finale. Lorenzini parte largo, prova subito ad entrare. È entrato forte, però, È entrato forte, la linea un po' più esterna. Però l'ha agevolato, guarda come fa zigzag per non farsi sorpassare. Mamma mia, infatti sembra la fase di partenza quando ci sono, sai, le safety car anche nelle macchine che si zigzaga per non dare punti di riferimento. Intanto non riconosco, prova a scavalcare anche lui Vitali a sua volta con Lorenzini e Conte. Mi sembra che si stiano provando due coppiette dentro. Vitali dentro su Nicolusso, grande sorpasso probabilmente da parte di Vitali. Sì, vediamo se riesce a concretizzarlo ancora con Lusso alle spalle che prova a passarlo. Non è successo nulla dietro, questo è l'importante. Andiamo anche live con Cristini che partiva dalla nona posizione indischiato in quella dentro... che è una sfida, forse va dentro Cristini. Madonna, dov'era? Era in sella con lui. Era in sella con lui. Mamma mia ragazzi, che rischio. Cuore in gola mentre le minacce di una pioggia si fanno sempre più forti. Speriamo che non succeda, perché altrimenti sì, si vede uno spettacolo, ma possono vedersi delle cadute rovinose, quello che noi non vogliamo vedere da esteti. Mentre davanti Lorenzini e Conte ballano le danze, dietro Lusso e Vitali iniziano a studiarsi, anche perché poi sono loro due quelli che si daranno di più da torcere per la vittoria finale. 11 giri, ti chiedo Andre, c'è una diminuzione probabilmente anche dei giri vista la caduta? Direi di sì, perché sicuramente sottraggono. Eccolo almeno... lì, infatti sono 8 i giri, Andre. Mentre guardalo lì, prova ad entrare Vitali su Conte, non ci riesce, mentre Lusso inizia a farsi vedere alle spalle. Potrebbe essere una gara a 4 lì davanti? Sorpasso, sì, Conte sì. Su Lorenzini. Andre, no, ma chi è? Non è Conte? Sì, sì, è Conte. Forse lo passa, forse non lo ripassa. Lorenzini tiene la posizione. Mamma mia, forse anche chiede. a 5. Tu dici che gli occhi alle spalle può dare il suo da fare? Potrebbe arrivare, non mi sembra lontano. Non è lontano, ti chiedo non un pronostico, perché non è giusto fare dei pronostici, me l'hai insegnato tu nelle vecchie gare. Quanto possono dare queste quattro moto? Quanto possono dare dal punto di vista della performance? Le Kawasaki qua sembrano molto avvantaggiate sicuramente rispetto alle Yamaha o ad altre marche. Sono tutte e quattro lì davanti, perché ricordiamo che la Kawasaki è 400. Eccoci qua. Per esempio, la Yamaha è 300. È vero che la Kawasaki ha dei limiti, ha quantomeno io ti parlo di regolamento del mondiale, deve rispettare un certo tipo di paletti. Però comunque è 400, non è 300. Conte intanto, Andre, l'hai fatto benissimo darmi queste spiegazioni, ma mi sembra che quei quattro stanno facendo gara a sé. Nicolusso ha scavalcato Vitali, no? Se lo trova ancora davanti, mentre arriviamo su quello che è il rettilineo fondamentale che sancisce la fine del secondo giro, l'inizio del terzo giro. Vediamo se Conte passa Lorenzini, bellissimo. Guarda come si prendono la scia. Questo onboard, scie su scie. Vediamo se l'ha passato. Sì, Conte scavalcato da Lorenzini, ma scavalcato anche da Vitali, che in questo momento è secondo con quarto Lusso. Lusso non può stare lì ad aspettare, a guardare, deve sicuramente dare del filo da torcere e battagliare. Mamma mia, questi mi fanno perdere la voce, io me lo sento, mi fanno perdere la voce. Manco tu mi hai fatto perdere la voce. È vero. Confermo, però è bellissimo vederli guidare, perché davvero ci mettono del loro tanto. Oh, che rischio! Rischio che clamoroso! Rischio. Mentre sta prendendo un pochino di margine Vitali, che è davanti a tutti, dalla terza piazza. Intanto andiamo con Nicola Lisci, ottavo, partiva dalla sesta, anzi no, scusami, no, partiva dalla decima piazza Lisci, si trova ottavo, scavalcato da Casale, no! Largo Lisci, vediamo se riesce a rientrare.
Mamma mia, come era vicino al muro. Sì, sì, rientra per fortuna. Speriamo che non sia finito qualche detrito nella moto, se no vuol dire fine della gara. Che peccato per Lisci, che stava veramente battagliando per un'ottava posizione importantissima, fondamentale. Speriamo di riuscire adesso a capire dove, da dove ripartirà Lisci, mentre combattono Capocasalli, Aguzzi e Cristini a questo punto, anche per quella che era la battaglia per la sesta, la settima, l'ottava posizione, che diventa importante, ma sono quei tre, quei quattro davanti che stanno dando del filo da torcere. Allora, guarda, Lusso! Vediamo Lusso, che era quarto prima, adesso si trova secondo, adesso si trova primo! Il bello di Nico Lusso alle spalle Vitali, mi sembra che ha scavalcato Lorenzini, una confusione totale. Non ti lascio immaginare, quando ero lì in cabina di commento non ci capivo una mazza, te lo posso giurare. Perché qua quantomeno vedi quasi tutto. Almeno vedo i numeri, e allora vedo Lusso davanti con alle spalle Vitali, si è riformata la coppietta con Conte e Lorenzini alle spalle. Lusso davanti, adesso vediamo, perché se noi abbiamo l'onboard live da parte di Lusso, capiamo se qualcuno prova a scavalcarlo da dietro. Mamma mia, quella curva mi fa sempre una paura, Andre. Ho visto prima Redelli che scodava come un pazzo, questi invece vanno Lisci, perché? Meno potenza, Redelli comunque con una 1000, quando riesci che gli dai la manata di gas scaricata da 200 cavalli, insomma. Lisci su Carpinone, Andre, undicesimo, è rientrato in dodicesima posizione, prova una sorta di rimonta. Lisci ha scavalcato Carpinone, in questo caso buonissimo il sorpasso secco e naturale per Nicolo Lisci, che partiva dalla decima posizione, si trova undicesimo mentre scodava. Ancora Lisci, torniamo lì con quei quattro davanti, 5, 11, 10, 155. Lusso, Vitali, Conte e Lorenzini stanno tenendo quella posizione? No, perché Lusso ha scavalcato Vitali rispetto al raffronto che vedete da parte della nostra cortesia regia alle spalle, però lì al raffronto rispetto al giro precedente. Intanto vediamo come escono, perché stanno arrivando sul rettilineo. Mi sembra che sia Lusso, Vitali, Conte, Lorenzini. Vediamo anche qui, forse sai che è passato? Forse sai che è passato Vitali di nuovo davanti a Lusso, l'11 davanti al 5, sono sicuro, perché ho visto proprio il sorpasso. Sì, è così, vediamo se controrisponde entrando Lusso. Sì, però attenzione, perché Vitali può essere scavalcato anche alle spalle dall'ingresso da parte di Conte, fortissimo. No, respinge l'ingresso, ma ci riprova, forse ci riesce. No, si deve accodare, mamma mia ragazzi, mamma come si accodano Lusso, Vitali, Conte e Lorenzini. Forse Vitali scavalca Lusso. Sì, mi sembra di sì, anzi era Lusso che ha scavalcato Vitali, perché Vitali lo aveva controscavalcato sul rettilineo. A questo punto è Nico Lusso davanti, Vitali alle spalle, Conte e Lorenzini, sempre loro quattro, solo loro quattro, nient'altro che loro quattro. Tu dimmi se io potevo riconoscere questi quattro benedetti, bravissimi figlioli lì davanti, che nella concitazione anche del racconto, tu dimmi se potevo riconoscere. Effettivamente diventa un po' difficile, anche le colorazioni sono tutte molto molto simili. Mamma mia, adesso qua Lorenzini è proprio minacciosissimo alle spalle di Conte. Ti chiedo, mi dicevi, indicami al di là di quella curva di cui mi parlavi prima, quale può essere un altro spazio e punto dove si possono passare bene? Se io penso in uscita dal rettilineo, dal tornante di circolo finale. In uscita dal rettilineo, se esci bene lì puoi tirare la frenata la curva quella iniziale del rettilineo iniziale, mentre qua siamo on live con Lisci, che purtroppo ha avuto quel problema, ma stava facendo una grande gara. Io ho visto in uscita da rettilineo, se hai potenza o se riesci a sfruttare la scia, però non è tanto lo spazio che hai prima della parte della fine del giro. Che rischio! E qui è andato largo il numero 5, Nico Lusso, terzo dalla prima posizione. È logico che qui, se sbagli una curva, sei ti fregato. Ti passano in tre, qui l'hanno passato in due. Lusso si trova a dover fare i conti con una rimonta di nuovo. Importante, lo passa anche Lorenzini. Certo, lì se fai un errore sei fregato. Attenzione, perché Lusso, in questo caso Conte, davanti a tutti, era terzo fino a tre curve fa. Conte era terzo, adesso si trova prima. Anzi, è già anche con del margine, e mette qualcosina tra sé, Vitali, Lorenzini, Lusso. Mamma, com'è cambiata la faccenda, tutti indischiati. Conte sembrava quasi essere lì sul rione alle spalle, adesso ha deciso che vuole andarsene, e a questo punto mi chiedo, ma Conte prova a tirare fine della gara e riesce ad andare? Non lo so, me lo chiedo. Vitali mi sembra che si sia messo alle sue spalle, sulle tracce di Conte. Lusso,
Passa Lorenzini, no, mamma, gli risponde. Anche perché Lusso ha capito. Adesso forse ci prova qua, sì. E ci riesce, Lusso deve assolutamente. Vediamo però forse ci largo, Andre. Vediamo, ma dovrebbe starci. Ci sta. Lusso passa Lorenzini, ma deve andare subito a ricucire quel gap. Penso di un secondo, a occhio. Mi sembra, sì, sono scappati quei due. Vitali Conte. Adesso è difficile. A questo punto è difficilissima. Mamma mia! Anche perché poi ha la fragola di andare a prendere. Esatto, e puoi sbagliare l'errore, puoi fare l'errore. Lorenzini a questo punto, quarto, si è dipanata la situazione. Quell'errore di Lusso è stato veramente emblematico. Mentre andiamo live con quello che adesso è il final lap. Ultimo giro, Andre. E adesso diventa... Conte Vitali, Lusso, Lorenzini, ma sai che io non vedo dei margini per ricucire quel gap clamoroso, no. Non lo so, poi magari sbagliano quei due davanti. E allora andiamo live a commentare tutta la gara, perché ci prova ad uscire fortissimo Vitali. Non riesce ad entrare, ma gli rientra nell'incrocio. Bello. Conte lo ripassa, Vitali alle spalle, vediamo se esce forte, se prova a ripassarlo. Forse ci riesce qua, sì! Sì, si è messo davanti, penso, Andre. No, Conte. È Conte ancora. Sì. Vitali alle spalle col numero 11. Il 10 è Conte. Lusso sta provando ad avvicinarsi in tutte le maniere. Ancora Vitali. Mamma mia, Conte che vuole gara. Conte vuole vincere. Vitali, io vi ripeto che gli basterebbe quella posizione, ma non sta mollando niente. Forse lì lo prova a sorpassare, Andre. No, non ci riesce. Non ci riesce. Lusso ci sta provando. Siamo live proprio con Lusso. Vediamo quello che riesce a confezionare. Nico Lusso deve in qualche maniera sperare, avvicinarsi, pregare che Conte faccia un po' da tappo in queste ultime curve. Ma io non penso che ci sia più tanto spazio. Anzi, è uscito fortissimo. Lì Vitali, vediamo se prova a sorpassarlo. No, non ci riesce. No. Ancora Conte davanti. Vitali alle spalle. È l'ultimo forte. Tornante, ma dici che esce forte? No. Dici che riesce a uscirgli alle spalle? Forse sì, forse no. È un no, vince. Probabilmente Conte, ma vedete la felicità di Vitali. Perché... E no! Ha vinto Vitali? Ma come ha fatto? No! Dubbio su chi abbia vinto. La cosa importante è che Lusso arriva terzo. Quarto Lorenzini. Quinto Iotti, Agazzi, Capocasale, Cristini, Trombin. Calcolatrice alla mano, caro il mio Andrea Tomio. Lusso scavalcato. Comunque, Lusso scavalcato. Benvenuti da Cervesina per la 600 Stock Open, 13 giri. Speriamo infuocati con un grande, grandissimo favorito, Kevin Manfredi, che parte da prima posizione. Andrea Campacci secondo, Ferrari a chiudere la prima fila. Che gara ti aspetti? Mentre stanno per partire i ragazzi, io mi aspetto Manfredi davanti, lo sai? Così è, dici, è intuito. Partenza, vediamo se c'è Kevin che impenna. Dov'è Manfredi? Sai che non è partito fortissimo? No. Lo vedo in terza piazza. Campacci, invece c'è Ferrari davanti, però sai che mi sa che Kevin Manfredi è passato. Eccolo qua, lo aspettavamo. Kevin Manfredi ha timbrato, staccato il cartellino e se n'è andato. Chissà se se ne va. Hai detto prima giustamente, Michael Ferrari può essere uno dei protagonisti di quella che è una gara lunga, perché sono 13 giri. Qui siamo intanto live con Davide Felappi, 312 numero, è partito dalla 13esima posizione. Campacci, che rischio! Mamma mia, come ha scodato! Che jolly che Campacci, si è giocato Campacci! Mamma mia! Conosci il ragazzo? Sì, lo conosco molto bene. Buon pilota? È un buon pilota, una giovane promessa, 15 anni. Quindi, è proprio giovane. Sì, Michael sì. Ferrari invece, che a questo punto si trova in seconda posizione, darà del filo da torcere a Campacci? Anche lui... Sono giovincelli qui? Sì, Ferrari è meno giovincello, ne ha 27 mi sembra. Però sì, insomma, sono tutte e due un po' due teste calde. Dopo ti faccio... Allora, tanto per iniziare, Andre, è giusto sottolineare come Samarani è il leader di questa competizione. Ci sono diverse wild card, da cui Manfredi ad esempio, che non ha partecipato attivamente. E Samarani si presentava a questo circuito come già vincente del campionato. Non è neanche venuto, non sappiamo quali sono le motivazioni, non voglio nemmeno entrare nel merito. Samarani, che aveva 75 punti, intanto completato il primo giro con Manfredi, che se n'è già andato, ha salutato la compagnia. Ferrari, Mortali, Gasperini, Campacci quinto, Lobartolo sesto, settimo Saltarelli. Qui la lotta un po', diciamo, per la seconda posizione. Mortali, Ferrari. Sì, allora c'era da fare un po' di
nel senso che vabbè, Manfredi qui abbiamo Stock e Open, tra l'altro c'è esatto, un po' di di tourbillon di sensazioni, Manfredi, di emozioni. Io direi che non lo consideriamo neanche più, perché ormai no, è già ma Manfredi tu sei primo, Manfredi diciamo la verità, però noi puoi rimanere primo, che anzi noi ti teniamo via dalla classifica, no scherzo, non avere piloti come Kevin Manfredi all'interno del motosport. Assolutamente, assolutamente, anche perché settimana prossima sarà penso o all'ultimo o al penultimo round del mondiale Super Sport. Ah, ecco, quindi diciamo che si sta giocando il campionato europeo. Quindi dai, per lui diciamo sono delle. Allora, in bocca al lupo, Kevin. Che sia stato di buon auspicio questa gara, anche perché io non ti vedo più, sinceramente. Siamo on board con Ferrari, che è secondo, non ti vedo manco più. Felappi, intanto, scavalcato da Mumerato, che no, partiva dalla no, undicesima. Questo qua non è Mumerato. È Poncini, se non Poncini, che ha avuto una buonissima risalita. Partiva dal 21esimo posto. Sì, è Poncini, perché c'è scritto Poncio alle spalle. Poncio 29, se non ho visto male. Intanto andiamo a vedere lungo da parte di chi? Il numero 94, andiamo a cercare. 64 a Fiore, dritto da parte di Fiore, mentre Manfredi ha preso il largo. Ferrari, Campaci, che ha scavalcato un paio di piloti, tra cui Mortali e Gasperini, ha scavalcato qua anche Michael Ferrari. Campaci si piazza secondo. Anche Campaci comunque è una wild card, che sì, ha affrontato tutto un altro campionato e è venuto a disputare questa gara come wild card. Ed è stato anche bravo, perché comunque dopo il mancato inside è riuscito a ripassare e si è messo... Assolutamente, lì è andato a rischiare di cadere proprio direttamente. Sì. Lì rovina la moto, rischia anche di fermare. Sì. Ti chiedo adesso oggettivamente, non che la gara non abbia senso, adesso noi andiamo a commentarla perché c'è una bellissima sfida al secondo posto, Campaci Ferrari. Ma se un pilota dovesse farsi... è un po' come in un allenamento per una squadra di calcio, ma non un allenamento normale, è come se piazzassero un amichevole, certo, e si fa male un calciatore, il calciatore più importante. Sì, diciamo che non ha tanto senso ai fini... da prendere come una invece di fare una giornata di prove libere, fare una gara per allenamento, però sai, è tutto imprevedibile, assolutamente, quando stai correndo in questa maniera, ecco, Felappi sì. Intanto Andre passa Poncini, questa volta ci riesce in maniera decisa e aggressiva, quando buon Kevin Manfredi, secondo me, non dico tra poco ma tra pochino, inizia già a doppiare qualcuno, perché mi sembra che sta prendendo il largo. E poi ti chiedo anche, effettivamente affrontare una gara così è veramente un allenamento su una pista, cioè non so, è una cosa forte quella che sto dicendo, ma non c'è una competizione per Manfredi, cioè Manfredi prende parte e vince la gara. Sì, vabbè, ma lui nel senso la fa, ti ripeto, come allenamento. Per lui è persona squisita, tra l'altro, fuori da sì, Padova, perché l'ho sì, conosciuto, visto sì, sì. Molto amichevole nei confronti di tutti, mentre Campa ci sta prendendo un po' il largo su Ferrari. Eh sì, sta... C'è un secondino? Secondo me a vista d'occhio non è un secondino, ma quasi, poco ci manca. Tra l'altro, Mortali non è così lontano, Andre, da Ferrari. Lontano. Secondo me potrebbero assottigliarsi le posizioni, anche perché questa è la gara più lunga di tutte, 13 gare, 13 giri. 13 giri, sì. E... fa freddo perché anche il cielo lo vedi com'è bello... Terzo. Qui ti aiuto io, ti vengo in soccorso io, terzo, posso garantirvi che faceva freddo. E mi ha raccontato, chi è Ferrari? Scavalcato, no? No, è Poncini. No, è Poncini. Poncini che ha scavalcato a sua volta, penso Felappi un'altra volta. Felappi, sì. Evidentemente sta usando dei rapporti molto lunghi. Quando tu inclini la moto, accorci il raggio. Largo! Andre, largo, no, Campa, no, ci vediamo tanto, se entra Ferrari. Tanto. No. Non riesce! No, ma va Ferrari qua, va un pelo forse... E invece no, è entrato Ferrari, è entrato su Campaci, grande sorpasso da parte di Michael Ferrari, ma forse Campa ci ha alzato proprio? È stato strano, è stata un po' una roba strana. Ma Freddy quel tanto è fischiato, l'ha fatto, ha salutato proprio la compagnia, ma se n'è proprio andato. Adesso c'è praticamente un rettilineo che divide Manfredi da Ferrari e Campaci, con Ferrari davanti a Campaci e Mortali che non molla, dietro c'è una lotta disperata per il sesto posto tra Saltarelli, Gasperini, Lobartolo, Campaci su Ferrari, qua l'ha passato, sì! Grande sorpasso di questo astro nascente, 15 anni mi ha detto Andrea Tomio, avere Campaci, grande sorpasso qui, curva è uscito bene, ha sfruttato tantissimo la scia e poi l'ha presa proprio definitivamente in quella curva. Hai visto quante cose mi stai insegnando? Hai visto? Sei bravo. Te l'appi un po' largo dopo per insegnarle a me queste cose, sei bravo. Sì, capivo che sono una mazza, ma mi stai insegnando tante cose, Andrea Tomio. E adesso, secondo me... E adesso è Ferrari che si deve francobollare a Campaci! Mamma mia, ci stava già provando. Hai visto? Perché lì rispondi subito oppure... Hai paura? Un pilota può aver paura di perdere, in questo caso, il treno con Campaci che se ne va? Sì. Se lo lasci andare un attimo alla fine. Quindi o ti fai subito rivedere. Un po' come qua con Felappi, con Mele. Ti chiedo le aspettative per il prossimo anno? Di chi? E che ne so, di chi? Campaci non te le chiedo perché sta gareggiando, ti chiedo adesso anche di te. Ah, io penso che andrò a giocare a bocce.
Ragazzi, per favore, teniamo Andrea Tombi in naftalina perché è un pilota meraviglioso e dobbiamo averlo dei, no, dei nostri. Grazie, Ferrari importante. È tornato su Campaci, Andre, guardalo, è tornato fortissimo, altro che lo molla. Forse è stato lì che lo ha mollato un attimo, Ferrari prova ad entrare, non ci riesce, si deve accodare a Campaci, vediamo come esce. Voi non avete idea di come stiamo affrontando il tornantino, io e Andrea Tomio, ci giriamo con la testa, esatto, con due pazzi squilibrati e le immagini, mamma mia, sono molto vicini, Andrea. Io sono penso che possano vicini arrivare a braccetto fino alla fine, anche perché non mi sembra che uno dei due ne abbia per scappare dall'altro. Manfredi qua intanto, ma mi sembra che il distacco sia, sì, ormai è uguale, cristallizzato, che sta facendo praticamente una gita quando, in campagna, quando sai che è un rettilineo di distacco. È qui che Campaci ha passato Ferrari. Prima Ferrari non ne ha per scavalcare Campaci, Mortali, Saltarelli, Gasperini, Lo Bartolo, Fortunati. Qui nella prima parte di giro Campaci si stacca un po' da Ferrari. Oh, Ferrari, che rischio Ferrari, se la sta buttando in testa, hai visto? Mamma come ha scodato Ferrari. Qui le telecamere vanno a indugiare anche un po' su quelli che sono gli altri piloti. Altro sussulto, un po' come abbiamo avuto prima quando c'è stata quella scodata di Campaci. Ma questi due, se non scodano, sono loro due. Eh sì, esatto. Il gioco è a chi rimane sulla moto. Giochiamo a chi rimane sulla moto. Più o meno. Un nuovo gioco al decimo giro. Kevin Manfredi, fai una cosa, ferma la moto, aspetta gli altri e fai in modo che ti rimonti, così ci divertiamo. Gli, esatto, dai, che almeno facciamo gli ultimi tre giri di commenti, di commenti. Ferrari ha mollato di schianto proprio. Certo. Non penso che ci sia la possibilità per Mortali di avvicinarsi, ma mi sembra che lui si sia anche accontentato a questo punto. Ha ragionato. Quanto c'è di istinto, quanto c'è di ragionamento, Andrea, a questo punto? Inizialmente andava di istinto, non gliene fregava niente della vincita, mica vincita, wild card. Poi si è preso quell'allarme lì. E ha detto, va bene. Fammi stare là, va. È l'ultima gara della stagione, chi non rompo la moto, va bene così. E non puoi nemmeno fargliene una colpa perché ci sta, è giusto che sia così. È giusto che sia così. Kevin Manfredi, no? Mattia Paolucci, andiamo con lui. Ha avuto qualche problema, mi sembra che stia girando un po' più lento Mattia Paolucci, non so se lo conosci personalmente, però sta girando abbastanza lento. Sicuramente per lui è importante ad esempio terminare la gara, ci sono quei piloti per i quali è importante arrivare a terminare la gara perché è un percorso che comunque termina e bisogna poi capire quello che succede anche l'anno dopo. 600 stock, lo ricordiamo, Andre. Siamo arrivati alla fine, perché... Sì, siamo arrivati alla fine, abbiamo detto una marea di cavolate. Bravo, sto bravo anche tu, mi stai accompagnando alla grande. Quanta cavolate, siamo veramente i numeri uno. Ferrari ha mollato Campaci, qualsiasi ormeggio, anche lui penso che... Non penso, si deve accontentare la seconda piazza perché Manfredi ormai è praticamente arrivato già a casa sua e anche tornato. Final lap, facendo un paio di calcoli, Ferrari dovesse arrivare terzo confermandosi, e penso che ormai si confermi perché quello deve essere il trend. Prende 25 punti, Ferrari riesce ad arrivare terzo, Mortali è alle spalle, si la sta giocando con Saltarelli, ecco da lì può uscire fuori il secondo della 600 Open. Ammesso non concesso che Samarani è primo, chi si gioca secondo, la seconda piazza se la giocano Mortali e Saltarelli. E Ferrari invece? Ferrari è, se dovesse vincere, come dicevamo io e te, sì, la gara fa 25, ma fa 25 più 11 più 13, perché nel primo weekend ha fatto 0 Michael Ferrari, ecco, quello è il problema, lo 0 arriva a 49, mentre con questa posizione Mortali sta comunque davanti a Saltarelli che ha fatto 0-0 a Varano, e ormai penso che ci avviciniamo nonostante tutto. Mortali dovrebbe riuscire a collocarsi in quello che è... Questo... E Filippi che era rientra. Filippi Manfredi in penna pure, il Filippi in penna pure, sono contento. Filippi era rientrato dopo un infortunio e insomma era già, è stato bravo perché era da tanto che non Manfredi andava. Campaci e Ferrari, a questo punto Mortali arriva secondo in Open dopo che Samarani non è arrivato, ancora scudato Campaci, basta ragazzi. Fermati, è finita la gara. Ferrari terzo, Saltarelli, Mortali